Intanto noi siamo in compagnia di Gianluca Lo Befolo, CEO di QW Capital. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Gianluca, cerchiamo di trovare una spiegazione più o meno logica a tutto ciò che è accaduto nelle ultime 48 ore, e cioè Powell ha scatenato un sell-off dicendo che molto probabilmente ci saranno pressioni inflazionistiche, però se ci dovessero essere, dovrebbero essere soltanto temporanee. Abbiamo visto un selling del comparto tech, un rialzo dei titoli, dei rendimenti dei sovrani, ed oggi invece vediamo un scenario un po' più diverso, tanto che il Nasdaq si è salvato per il momento, almeno dalla correzione. Che cosa possiamo attenderci fino a fine seduta? Sì, allora, sicuramente ieri era un punto importante se analizzare quello che avrebbe dichiarato Powell. È ovvio che, come tutti noi, siamo a scrutinare ogni parola, ogni piccolo accenno e accento che danno ad una o enfasi che danno a una parte della loro dichiarazione rispetto a un'altra. Loro lo sanno perfettamente. Quindi possiamo escludere qualunque rischio di distrazione o non aver tenuto conto di un aspetto piuttosto che un altro. Quello che ormai in tutte le dichiarazioni le banche centrali presentano, che sia davanti alla Commissione del Senato, che sia in un evento come ieri The Wall Street Journal, è estremamente studiato e calibrato. Quindi, facendo questa premessa, io credo che la parola più importante che ieri Paolo ha usato è la parola pazienza. Cioè, il messaggio che ho voluto dare è: ci sono delle spinte inflazionistiche, dal loro punto di vista sono delle spinte inflazionistiche temporanee, è molto difficile valutare gli effetti inflazionistici e le aspettative di inflazione, l'abbiamo detto anche in un'altra occasione, quindi crediamo che sulla base dei loro modelli, loro si aspettano che sia un'inflazione temporanea. Detto questo, però, l'indice dei prezzi del tutto ciò che ha a che vedere con l'alimentare ha toccato 116, che è il valore più alto dal luglio del 2014. Ora, questo significa che l'inflazione nel comparto alimentare sta avendo la maggiore, forse una delle forze più trainanti. Ed è, diciamo, non necessariamente questa è una buona notizia per il fatto che la correlazione che esiste tra i tassi a 10 anni, cioè specificamente americani, e l'inflazione dei prodotti alimentari è la correlazione più forte, cioè è molto più correlato il tasso a 10 anni americano con l'inflazione dei prodotti alimentari piuttosto che con il livello del petrolio o il livello dell'oro, come normalmente si crede. Quindi questo conferma, dà una base fondamentale a quello che è successo sui tassi di interesse. E probabilmente la banca centrale questo lo sta anche tollerando. Cioè, noi sappiamo che, e lo hanno detto in tutti i modi, e non soltanto loro, ma tutte le banche centrali, siamo in una fase ancora espansiva e sicuramente hanno altri tools, non da ultimo quello che si chiama il YCC, quindi il controllo della curva dei rendimenti, possono sicuramente intervenire ancora per controllare e evitare che l'aumento dei tassi possa avere dei fattori, degli elementi distorsivi sul recupero dell'economia americana. Ma detto questo, è chiaro che secondo me hanno anche una volontà di alleggerire questa forte azione-reazione che c'è tra qualunque aspettativa sulle loro manovre e le azioni dei mercati finanziari. Io sono convinto che, essendo Powell una persona estremamente competente, sempre stata moderata nei suoi toni dal 2012, quindi non da ieri, io sono sicuro che per loro è una preoccupazione questa eccessiva aspettativa che i mercati hanno su qualunque loro intervento, possibile intervento. Quindi non sarei sorpreso che utilizzare la parola pazienza ieri non voleva soltanto dire abbiamo aspettative che l'inflazione sia soltanto temporanea, cosa possibile, ma è anche cercare di allentare, non rallentare, proprio allentare il legame che si è creato di azione e reazione tra le dichiarazioni delle banche centrali e i mercati finanziari, che è un bene se succede, sarebbe un bene. Ecco, a questo punto, visto che comunque stiamo vedendo un netto miglioramento anche del mercato del lavoro, grazie anche alla riapertura di alcuni ristoranti, magari hotel negli Stati Uniti, questo pacchetto che ancora da approvare da 1.900 miliardi, ovviamente mi riferisco al pacchetto di stimoli fiscali di Biden, è la cosa di cui necessita l'America? Probabilmente, allora sicuramente la ripresa sarà basata su manovre fiscali, l'effetto ormai marginale, cioè il contributo che possono dare nuove manovre
di incrementi, diciamo, dal punto di vista di pura manovra monetaria, quindi maggiori acquisti di quantitative easing. Adesso si parla dell'operazione Twist che fu fatta già nel 2011 per incrementare la duration del portafoglio delle banche centrali, cioè banche centrali che non immettono più liquidità, ma che comprano titoli più a lunga duration, quindi 5-10 anni, vendendo quelli a 2-3 anni, 5 anni. Allora, sicuramente avranno degli effetti, però è indubbio che credere che dobbiamo basarci ancora su manovra monetaria è un poco miope. Sarà sicuramente la politica fiscale, diciamo, la spina dorsale di questa ripresa. E quello che dici in riferimento al mercato del lavoro è verissimo. Infatti il 93% di questo incremento del non farm payroll è dovuto unicamente al settore diciamo, dell'hospitality e della ristorazione. Quindi il 93% è una giusta risposta ad un inizio di apertura dell'economia americana. Assolutamente sì, quanto sei preoccupato di queste possibili pressioni inflazionistiche che potrebbero essere anche abbastanza naturali? Abbiamo sentito anche la Cina esprimersi sotto questo punto di vista, addirittura preoccupata per un effetto spillover, ovvero una, tra virgolette, importazione dell'inflazione anche in Cina. Beh, allora io non so se dobbiamo parlare di preoccupazione, cioè sono 10 anni che stiamo cercando di creare inflazione. È il solito problema, l'inflazione non è necessariamente un bene, l'inflazione è un bene per delle economie che sono altamente indebitate, cioè se uno si pone il problema, la deflazione che viviamo sempre quasi come un mostro, la deflazione in senso assoluto non è un problema, cioè se c'è un prodotto che nei prossimi mesi costerà meno di oggi, non è che questo sia necessariamente un problema. In un mercato aperto si troverà poi un prezzo di equilibrio a cui la domanda e l'offerta si incontreranno e si riparte. Il problema della deflazione, che è un mostro, e quindi che l'inflazione è un bene, deriva dal fatto che siamo in economie che erano indebitate e che sono ancora più indebitate. Siamo a un indebitamento globale come mai nella storia, diciamo, dell'umanità o dell'economia. Quindi, visto che questa è l'assunzione di base, non che l'inflazione in valore assoluto sia un bene, ma che in sistemi altamente indebitati l'inflazione è necessaria, io non userei la parola preoccupazione, è quello che stiamo cercando da 10 anni, quindi saremmo incoerenti adesso a preoccuparcene. Certo, non vogliamo l'iperinflazione, però purtroppo questo è il lato oscuro della situazione, l'inflazione non è una variabile lineare, ed è una presunzione credere di poterla controllare. Quindi starà appunto alle autorità monetarie, alle autorità politiche, riuscire a creare un'inflazione come veniva chiamata una buona inflazione, e cioè una, come si parla di buon debito, quindi un qualcosa che stimola la crescita e che non la blocchi. Chiaramente un'inflazione alta sarebbe un grossissimo problema, quella dovrebbe essere la preoccupazione. Ecco, sicuramente. Intanto vorrei chiederti una domanda velocemente anche per quanto concerne l'indice del dollaro, perché bisogna notare anche il rafforzamento che stiamo notando negli ultimi giorni, oggi in rialzo dello 0,35%, che naturalmente indebolisce invece il cambio euro-dollaro e non solo, anche il cable sterlina-dollaro. E poi vediamo anche se avete riposizionato i vostri portafogli vista la rotazione di mercato. Prima un parere sul dollaro e quanto può continuare a rafforzare. Forzarsi, evidentemente non ti chiedo dei target, però ecco, in maniera un po' più generica. Allora, questo secondo me è una delle cose più importanti e paradossalmente può avere ancora più importanza rispetto all'effetto sui tassi di interesse. Perché dico questo? Perché in realtà, premesso che partiamo da un fatto, di una situazione di mercato dove il dollaro è una delle posizioni più corte, o genera una posizione più corte sul mercato, quindi questa è anche una reazione, quindi è più collegata alla posizione diciamo, intervento di Powell ieri. Ma in realtà, per quanto negli ultimi periodi un rafforzamento del dollaro è stato diciamo, interpretato come o coincidente con periodi di sell-off del mercato, quindi quello che si chiama il risk-off, quindi vendita di posizioni a rischio, principalmente mercato azionario, e acquisto di asset più sicuri, in realtà al momento un rinforzamento del dollaro è una semplice conferma di una logica fondamentale, cioè se noi abbiamo un'area dollaro che ha i tassi di interesse intorno, vabbè, oggi era 1,60, ma anche che andiamo 1,55 in 10 anni, contro l'area euro, e prendiamo come riferimento la Germania che ha meno 0,30 punti base, quindi sono 180 punti base a favore dell'area dollaro, e anche questo giustificato da aspettative di inflazione maggiore, soprattutto aspettative di crescita maggiore dell'area dollaro rispetto all'area euro. È più che logico che il dollaro si rinforzi
soprattutto nei confronti dell'euro. Questo per me è un segnale, è una risposta di logica fondamentale. Tassi di interesse, c'è un cosiddetto carry trade, ma è una logica semplicissima. Le tasse di cambio dovrebbero rispecchiare la valutazione e forza relativa delle aree geografiche, di economiche di riferimento. Sia che lo guardiamo come inflazione, sia che lo guardiamo come aspettative di crescita, adesso sicuramente al momento l'economia americana è più avanti di quella europea. Che questo venga a coincidere con un indebolamento del dollaro, francamente, non ha alcun senso. Ecco, volevo chiederti se avete riposizionato i vostri portafogli appunto in seguito di questa rotazione di mercato che continua e poi ne parleremo un attimo anche dei mercati europei se ci rimane tempo. Sì, allora la gestione che seguiamo noi è una gestione quantitativa, quindi in realtà più che la valutazione del dollaro sono le valutazioni di volatilità relativa e quindi sicuramente proprio perché c'è una maggiore dispersione in volatilità in termini di volatilità realizzata veramente sui mercati e non solo implicita, sicuramente i portafogli dollari hanno più peso dei portafogli europei. Però dal punto di vista nostro non è tanto una questione di aspettative di crescita quanto aspettative di arbitraggio, aspettative di volatilità. Infatti ci tenevo solo a far vedere anche l'indice VIX che si rafforza di mezzo punto percentuale nel mentre parliamo, siamo a quota 98,71, quasi sta testando la quota 29, scusate, 28,62 in rialzo dello 0,18%, sta testando quota 29 ed è davvero interessante perché oggi i mercati USA sono estremamente volatili. Gianluca, lo so che stai seguendo soprattutto i mercati americani. Hai detto però una cosa molto importante che è molto e che è fondamentale è la distribuzione dei vaccini, la campagna vaccinale. Intanto il governo italiano ha, in questo caso il nuovo premier Draghi, ha bloccato l'esportazione dei vaccini, di 250.000 vaccini di AstraZeneca verso l'Australia e con una spiegazione tra l'altro valida, e cioè AstraZeneca non ha rispettato gli accordi con l'Unione Europea ma anche con l'Italia per quanto concerne la distribuzione. Come valuti questa decisione a livello di osservatore, e cioè un market participant? No, allora sicuramente è favorevole. Per tutto, anche se vivo a Londra e domani io avrò il mio prima dose di vaccino, Complimenti! sono contento che finalmente abbiamo in Italia. Io sono un grosso supporter di Draghi, quindi sono estremamente contento che c'è qualcuno che fa sentire un po' la nostra voce perché passiamo molte volte con tanti luoghi comuni per un'economia, una realtà economica meno forte di quanto realmente siamo. Faccio sempre l'esempio del sistema finanziario, che francamente il sistema creditizio italiano è uno dei più solidi in Italia, ma non viene spesso evidenziata questa cosa. Quindi io credo che a parte il vaccino, a parte la ripresa, la presenza del presidente Draghi potrebbe permettere di ricalibrare i valori dell'Italia rispetto ad altri paesi europei sulla base dei fondamentali, che sono molto più forti di quanto la gente creda. Nello specifico, se l'AstraZeneca non ha rispettato i processi di esportazione, questo francamente non lo so ed è molto difficile per un osservatore saperlo. Secondo me è un bene a livello di mercato europeo che si riequilibrino le cose, però sul tecnico della scelta specifica per non esportare in Australia non ho francamente da dare un commento aggiuntivo rispetto a quello che è successo sulla stampa. No, assolutamente sì, perché effettivamente la campagna vaccinale è fondamentale anche per la ripresa economica. Abbiamo visto la Cina, come dire, porsi dei target importanti, una crescita del 2021 del 6%, mi riferisco sempre al PIL, alcuni l'hanno definita una crescita modesta, altri una crescita piuttosto ambiziosa, dipende ecco, da chi è l'economista che commenta la situazione. Qual è il tuo parere invece? Allora, con tutto il rispetto che io ho estremamente profondo per la cultura cinese, io ho francamente sempre dei forti dubbi su qualunque dato venga presentato dall'attuale amministrazione cinese, perché sono l'unico in realtà al mondo che riesce praticamente con un piccolo diciamo, di squilibrio di 1 o 2 basis point a centrare sempre gli obiettivi di crescita che sono difficilissimi, perché ci sono tantissime variabili e tantissime di volatilità dovute proprio alla misurazione con cui si misura un prodotto interno lordo, eccetera. Quindi io, premesso che ho dubbi su qualunque sia poi il livello che verrà dichiarato per quanto riguarda la crescita cinese, il 6% sarebbe un numero di tutto rispetto e sicuramente la Cina
se non è adesso la più grossa economia mondiale, lo sappiamo tutti, è soltanto di quando, non se diventerà probabilmente la più grossa economia mondiale, e se non diventa la più grossa sarà comunque insieme all'America le due più grosse di gran lunga rispetto a chiunque altro. Però detto questo, commentare un dato sul 6% piuttosto del 5,50 o del 6,50. Io i miei dubbi a certe volte vengono che questi decidono un po' i loro numeri e poi si valuta se devono raggiungerli o meno, ma sono molto scettico sui numeri che dichiarano e me lo hanno sempre confermato anche degli ottimi economisti cinesi che mi hanno detto in qualunque caso non credete ai numeri che vi diamo, quindi francamente su quello ho i miei dubbi. Grazie mille a Gianluca Lobefalo, CEO di QW Capital. Grazie per essere stato con noi e buon Grazie a voi per proseguimento, avermi buon invitato. weekend. Buon weekend, grazie.